per la prima volta annuncia il suo ingresso in un'azienda Telecom, ma senza pretendere di controllarla. Si dimentica che tutto ciò è già accaduto almeno una volta. La storia, si sa, è maestra di vita, ma gli allievi scarseggiano e quei pochi sono sommari. E dire che lui è stato chiarissimo, è andato al congresso di ESSE, tanto per cambiare ha parlato d'affari. Mediaset è pronta a entrare in Telecom, ma senza comandare. Siamo stati richiesti e da parte mia si parla di un atto di gelosità patriottica. Ecco, se proprio a maggioranza insiste, lui è disposto a sacrificarsi, sempre che alle parole seguano i fatti. Per esempio, sua legge Gentiloni. Infatti Bella Chioma si è poi precipitato al congresso della Margherita. A che titolo parli Mediaset, visto che da 15 anni giura di non occuparsene più, non è dato sapere. E chi ha mai richiesto il suo nobile gesto patriottico? Il governo? Qualche partito? Non vorremmo che pure qui alla fine fosse colpa di Gino Strada. Quel che è certo è che l'uscita del Berlusca ha rianimato il titolo Mediaset. Rialzo dello 0,29% in un mercato negativo, anche perché tra i leader del nascente PD nessuno ha mai trovato il tempo per pronunciare il monosillabo che padellare qualche milione di elettori chiedono a 10 giornali. No, il replay è una storia già vissuta, che però non ha insegnato niente a nessuno se non a lui. A proposito di entrare senza comandare, nell'89 Berlusconi entrò con una piccola quota nella Mondadori e dichiarò: ho chiesto di accettarmi come passeggero dell'automobile e non di condurla. Poi cominciò a scalarla e alla fine proclamò: non intendo restare sul sedile posteriore, arresto per sopraviti. Secondo i giudici comprò la sentenza del giudice Metta che negava al cavaliere controllo della prima casa editrice italiana. Il 6 luglio del 1995, congresso del PDS al Palafia di Roma, il cavaliere, che sta per pubblicare con Mondadori il nuovo libro del segretario D'Alema Un paese normale, è l'ospite d'onore. In una scenografia tutta azzurra ringrazia per l'invito e promette un accordo strategico per la fine della guerra civile. Poi siede in prima fila tra Letta e Previti. D'Alema dice: basta con la demonizzazione dell'avversario, col polso si vuole rispetto e dialogo sulle regole. Berlusconi pronuncia un discorso conciliante col PDS e sferzante con Prodi, non è un leader. Poi viene al sodo: la nostra giustizia è sommaria e disumana, va ripristinata la certezza del diritto. Veltroni conferma: se è un uso strumentale della magistratura e troppa gente è andata in galera. Come se andare in galera quando si è colpevole fosse un atto iniquo. Non faremo più alleanze contro Berlusconi. Anche D'Alema critica i magistrati: basta con la giustizia spettacolo e l'uso strumentale delle inchieste giudiziarie. Né con Ferrara né col partito delle manette. La destra capirà su questo terreno può essersi il dialogo per una soluzione a Tangentopoli. Berlusconi all'epoca ha una dozzina di processi, oltre a un'inchiesta per mafia a Palermo, è entusiasta di questo clima. Il primo banco di prova della svolta è quindi la riforma bipartisan della custodia cautelare. Rai Politik, immaginate la scena e dite se non vi piacerebbe. Romano Prodi e Paolo Gentiloni si affacciano in conferenza stampa e annunciano: da domani la Rai non sarà più governata dai partiti. Il CDA, Consiglio di Amministrazione, lo nomina una fondazione dove i rappresentanti della politica sono in minoranza e per concorrere bisogna esibire un curriculum professionale di primo ordine, comandano i dipendenti e gli utenti. Abolita la commissione parlamentare di vigilanza, perché è la TV che deve vigilare sul Parlamento e non viceversa. Riforma totale delle autorità, con divieto assoluto di farne parte
per gli iscritti ai partiti e per chiunque abbia ricoperto cariche elettive o di governo locale o nazionale. Le norme hanno effetto immediato per i contenuti in un decreto, motivato da ragioni di necessità e di urgenza visibili a tutti, che manda a casa l'attuale CDA della RAI, quasi tutte brave persone, ma da oggi si volta pagina. Il fatto che Mastella minacci la crisi di governo significa che siamo sulla buona strada e ora al lavoro. Purtroppo è un sogno, un bellissimo sogno che i 60.000 cittadini che avevano firmato la proposta di legge di iniziativa popolare per un'altra TV, promossa da Tana De Zalueta, Sabrina Guzzanti e tanti altri, si erano impegnati a tradurre in realtà. Quella proposta non è stata inutile, almeno parzialmente costretto l'Unione a porsi il problema della departitizzazione della RAI e a partorire un disegno di legge varato l'altro ieri dal Consiglio Ministri, ritoccato un po' dal testo portato da Gentiloni, che le somiglia parecchio, fuorché in due punti, purtroppo decisivi: la mancata abrogazione della vigilanza e il rapporto di forze nella stanza dei bottoni, dove la legge per un'altra TV dava la maggioranza ai rappresentanti delle società civili e della cultura esterni al palazzo, mentre la Gentiloni garantisce la preponderanza dei partiti. 6 contro 5 esterni, che poi tanto esterni non sono. Ecco perché, nonostante le apparenze e alcune apprezzabili novità rispetto all'indecenza del sistema attuale, è troppo ottimistico il titolo dell'Unità che affermava riforma RAI messa fuori la politica. Magari fosse così. Come è noto, il decreto di legge varato dal governo e da oggi sottoposto al preferibile mercato delle vacche partitocratico tra Camera e Senato trasferisce la proprietà azionaria dalla RAI al Tesoro, una fondazione pubblica governata da 11 consiglieri e con mandato di 6 anni non rinnovabile. Chi li nomina? I seguenti soggetti: 4 la vigilanza, 2 la conferenza delle regioni, 1 i dipendenti RAI, 1 il CNRL, 1 il Consiglio Nazionale Utenti e Consumatori, 1 l'Accademia dei Lincei, 1 l'Accademia dei Rettori. Facciamo i conti della serva: la vigilanza, per non scontentare nessuno, manderà nella fondazione 2 politici di destra e 2 di sinistra, con un bel accordo nazionale. E già questi 6 su 11 bastano fare bello e cattivo tempo. Quindi rimarrà un comitato gestito da chi ha il potere politico. Sostanzialmente non cambierà nulla. E lui o non è lui? All'Ingotto di Torino, Walter Veltroni scioglie la riserva e accetta la proposta dei vertici di ENSA. Screditati dallo scandalo Unipol BNL di candidarsi alla guida del nuovo Partito Democratico. Sarà anche una bossabile quella di Walter Veltroni di non citare mai nelle quasi 2 ore del suo discorso all'Ingotto il nome di Silvio Berlusconi. Parlare e agire come se il Cavaliere non esistesse più potrebbe anche essere una mossa vincente, aiutare chi nel centrodestra lavora per scaricarlo in nome di una soluzione più normale. Dopo 14 anni di indecenze dominate dal suo conflitto di interessi televisivo, editoriale, finanziario, sportivo e soprattutto giudiziario. Ma c'è un piccolo problema: Berlusconi c'è ancora. Ha ancora 3 televisioni di sua proprietà, anzi ne ha aggiunta una, la leggendaria TV delle Libertà, a cura della signorina Brambilla, che pubblica anche il neonato giornale delle Libertà, allegato al giornale. Possiede la Mondadori, anche se una sentenza d'appello ha stabilito che la Fregola da Benedetti, grazie a una sentenza comprata da Previti con i soldi della Fininvest, ha tuttora la maggioranza nel CDA RAI, dove il diktat bulgaro e post-bulgaro continua a valere per Luttazzi e per la Guzzanti. Ha in tasca 2 miliardi di euro che, come lui stesso ha confessato in una straziante intervista, non so come spendere.
ha appena rilevato Endemol, che occupa gran parte dei palinsesti del Mediaset Rai, d'ora in poi pagherà lui per mandare in onda i programmi della ditta. Fininvest ha appena aumentato la sua partecipazione in Mediobanca. Mentre Rete4, in barba a due sentenze della Consulta, continua a trasmettere sull'analogico terrestre, occupando frequenze che dal 99 dovrebbero spettare a chi ha vinto la gara per concessioni pubbliche, sarà l'emittente Europa 7 di Francesco Di Stefano.